è stato il primo atto, al momento anche l'unico, fatto dal governo di Paolo Gentiloni. Appena entrato in carica, ha fatto variare la legge di bilancio del prossimo triennio, aumentando di 20 miliardi la possibilità dello Stato di indebitarsi. 20 miliardi che servono a salvare le banche italiane in difficoltà. Questi 20 miliardi hanno una quota consistente, circa un terzo, 8 miliardi, che finiranno a salvare il Monte dei Paschi di Siena, la banca più in difficoltà di tutte. È già stato fatto un decreto per quello, poi vedremo le modalità tecniche che verranno trovate. Ma quei soldi servono anche a coprire una gestione piuttosto allegra. Perché se la Banca Senese è in queste difficoltà, lo è per mille motivi, per operazioni che risalgono nel tempo, per un'operazione su cui non è ancora mai stata fatta abbastanza luce, come l'acquisto dell'Anton Veneta, sulle responsabilità che ci furono in questo da parte della Banca d'Italia e della Consob. Ma un capitolo importante sono quei 47 miliardi, avete sentito bene, 47 miliardi lordi di sofferenze, che all'80% riguardano medie e grandi imprese a cui la Banca Senese ha fornito del credito senza avere in cambio le necessarie garanzie e senza avere soprattutto quei soldi restituiti. Sono quindi soldi persi. Siccome quei 20 miliardi che vengono usati per le banche e gli 8 per il Monte dei Paschi di Siena sono soldi di tutti noi contribuenti italiani, da tempo sia le associazioni dei consumatori o dei risparmiatori, sia i cittadini normalmente chiedono di conoscere quell'elenco delle imprese che hanno preso i soldi e sono scappate. Sappiamo ad esempio che tra quegli imprenditori che hanno scaricato i loro debiti sul Monte dei Paschi di Siena, non pagando il dovuto, c'è il gruppo Sorgenia, che all'epoca apparteneva a quello di Carlo De Benedetti, come c'è il gruppo Marcegaglia, guidato da Emma Marcegaglia, che era all'epoca finanziata dalla BAM, la Banca Agricola Mantovana, che poi è stata acquisita dal Monte dei Paschi di Siena. Ci sono altri casi che sono venuti fuori nelle varie assemblee, come quello della Carlo Tassara di Roman Zaleski. Ci sono finanziamenti inspiegabili come i 100.000 euro dati alla fondazione di Bill e Hillary Clinton, e non si capisce perché, per un'iniziativa, dicono, umanitaria per combattere l'AIDS in Africa, ma non si capisce perché siano soldi che debba dare una banca del territorio senese. Alcuni di questi grandi imprenditori che quando hanno i loro profitti, li tengono per sé, quando hanno i loro debiti, li scaricano sul resto dei contribuenti, di solito sono bravissimi a dare lezioni di vita, a fare prediche sagge, qualcuno viene anche premiato, la Marcegaglia è stata scelta anche come manager per guidare una delle grandi società di Stato proprio dal governo precedente, quello guidato da Matteo Renzi. Ad ogni assemblea del Monte dei Paschi però c'è un gruppo di piccoli azionisti che continua a insistere. Si sente giustamente depredato, hanno visto perdere di valore circa 100 volte i loro investimenti. Vorrebbero sapere se qualcuno ha la responsabilità di aver dato quei soldi senza le sufficienti garanzie, e vorrebbero sapere anche a chi. L'ultimo amministratore era quello che doveva salvare la banca con capitali privati e che non c'è riuscita, Marco Morelli, perché il suo piano non ha tenuto, e quello che poi in questo momento sta bussando alle casse dello Stato per avere quel salvataggio. Bene, all'ultima assemblea, questi sono i verbali di assemblea del 24 novembre scorso, che sono finalmente pubblici, del Monte dei Paschi di Siena, Morelli ha una spiegazione che, a dire il vero, sembra incredibile. Siamo a pagina 81 del verbale di assemblea. C'è un socio che, come sempre, il socio Fiorenzani, ha chiesto lumi su quei
47 miliardi di crediti deteriorati, chiedendo i nomi dei beneficiari. Ed ecco come risponde Morelli. In proposito faccio presente che ai sensi della disciplina vigente e precisamente la legge sulla privacy non è possibile fornire i nominativi dei soggetti cui si riferiscono i crediti in sofferenza, che riceverebbero un significativo danno reputazionale dalla diffusione di tali informazioni. Cioè questi signori hanno preso i soldi e sono scappati, hanno lasciato i debiti all'inizio su quella banca, di conseguenza ora col salvataggio su i contribuenti italiani, e devono essere protetti, perché se si sapesse che loro sono imprenditori che prendono i soldi e poi scappano, non pagano i loro debiti, avrebbero un danno reputazionale, e quel danno va assolutamente evitato, e l'identità di questi signori che lasciano i buffi in giro per il sistema bancario italiano va tenuta gelosamente segreta. Se questa è la logica con cui noi interveniamo a salvare quel Monte dei Paschi, allora è meglio fallire, far fallire le banche, e che falliscono soprattutto le imprese che le hanno ridotte in quelle condizioni, perché attenzione, questo è uno dei temi principali del credito in Italia. Quando noi andiamo a vedere la situazione del Monte dei Paschi, non è diversa sotto questo profilo da quella delle altre grandi banche italiane. Il credito che si è mosso in questi anni di crisi è andato esclusivamente in una direzione: a dare linfa vitale, anche in assenza di garanzie, a quelle grandi imprese che erano amiche o che avevano amici degli amici, che in questo modo potevano appoggiare quella richiesta di credito. Se un piccolo imprenditore, un giovane che ha una buona idea per una startup, bussa alle porte di quelle banche, li troverà sempre chiuse. Magari lui potrebbe aver successo, le cifre che chiede sono talmente basse che poi il rischio di quella banca è assai più lieve, ma a lui non li danno, li danno a questi signori che prendono i soldi, scappano e poi fanno grandi prediche a tutti.